terza giornata di campionato Serie D qui dallo stadio Giovanni Paolo II di Matelica, dove la squadra padrona di casa ha sfidato il Real Giulianova. Il Matelica aveva in panchina l'allenatore in seconda, Daniele Cola, visto la squalifica di due giornate del mister Pierfrancesco Battistini durante la sfida col Monte Giorgio la scorsa settimana. Mister Battistini ha quindi inseguito la partita dalle tribune, che come al solito qui a Matelica erano piene, con tantissimi tifosi venuti a supportare la squadra di casa. Ed anche le tribune per la tifoseria ospite hanno dato spettacolo con le coreografie e gli striscioni dei supporter del Giulianova. La partita è iniziata con un Matelica più deciso. Nei primi 5 minuti sono 4 i tentativi della squadra di andare in gol. Al secondo minuto il numero 7 Valenti, al terzo il numero 8 Bordo, parata. Poi sempre al terzo Bugaro, numero 10 Matelica, tira alto. Poi all'ottavo un altro tentativo fuori. E dal nono minuto il numero 9 del Matelica, Leonetti, va in gol. All'undicesimo, appena 2 minuti dopo, Leonetti prova a raddoppiare con un bel tiro parato dal portiere del Giulianova. Al tredicesimo c'è già la prima sostituzione del Giulianova, esce il 3 Antonelli ed entra il 15 Ferrini. Dopo il primo quarto d'ora il Giulianova, che appariva poco deciso, cambia marcia. I tentativi di andare in gol del Giulianova sono molti e la squadra ospite dimostra anche un ottimo possesso di palla. Al 25esimo una punizione tirata al numero 8 del Giulianova, Dolce, ed al 27esimo un'altra punizione tirata al numero 7 del Giulianova, Barlafante. Sono due ottime occasioni mancate. Barlafante è un giovanissimo giocatore anno 2000 del Giulianova che si è messo in evidenza per tutta la partita e di cui sicuramente sentiremo parlare. Al 36esimo arriva il gol sul rigore calciato al numero 10 Suriano del Real Giulianova. Il Matelica tenta di reagire e di riconquistare il vantaggio. Al 37esimo Leonetti, numero 9 Matelica, firma un ottimo tiro parato ed al 38esimo il numero 11 del Matelica sfiora la traversa. Un minuto di recupero, il primo tempo termina 1-1, il secondo tempo vede un Matelica stanco e sfiduciato nonostante ci siano altri 45 minuti. Al 7° minuto De Santis, numero 6 Matelica, prova. Al 23esimo è Peroni del Matelica a tirare in porta, parata. Al 30esimo Barbetta del Matelica tira fuori. Non mancano i tentativi del Giulianova, in particolare del numero 7, che al 37esimo ha un'ottima occasione con un tiro in porta, ma la bellissima parata del portiere del Matelica lascia il risultato 1-1. 5 minuti di recupero in cui le due squadre cercano in tutti i modi di passare in vantaggio, ma la partita finisce 1-1 e le due squadre portano a casa un punto a testa. Avere un under così bravo, ma come ha detto lei ne avete anche altri, comunque è stata un'ottima gara da parte del Giulianova. Beh sì, ripeto, ha detto bene. E penso che i giovani comunque sono in quattro, andando in quattro in campo, più dipende insomma da chi decide di farne giocare altre, sono quelli che ti fanno la differenza. Quindi è giusto che se hai degli under bravi è giusto farli giocare, ma ripeto, insieme alla squadra, insieme ai più vecchi, si può creare il giusto mix, e penso che in questi campionati alla fine quello che conta è quello, anche se ancora siamo all'inizio e ripeto, i valori poi alla fine verranno fuori nell'arco della stagione. Quali sono le ambizioni del Giulianova? Ambizioni, io ripeto, la squadra è stata costruita l'ultima settimana e stiamo lavorando, i ragazzi stanno rispondendo bene. Penso che in questo momento si debba pensare a raggiungere la forma migliore. I punti sicuramente aiutano, perché venire qua e fare una partita del genere e fare un risultato penso che ti aiuti e ti dà fiducia, e quindi non so, uno cerca di guardare sempre in alto, perché poi le ambizioni sono è giusto che uno debba sempre guardare in alto, quindi andiamo passo dopo passo, poi quando si arriverà al giro di boa uno potrà dire quali saranno le ambizioni delle varie squadre, però no, insomma, noi sicuramente ce la metteremo tutta. Stiamo crescendo, questo è sicuramente una componente importante. E dispiace ovviamente non portare a casa i 3 punti in casa, forse potevamo capitalizzare un po' meglio quelle che sono state le palle passate, ecco, davanti alla linea di porta. E,
Alla fine il risultato penso possa essere giusto, anche perché abbiamo concesso, sì è vero, abbiamo creato parecchie palle gol che non siamo riusciti magari a concretizzare, però è anche vero che abbiamo offerto il fianco in un paio di occasioni dove il Giulianova non è stato proprio fortunato nella conclusione.